dato di Roma. Conosco ogni anima di questa città, ogni pensiero, anche i più reconditi. Conosco Avellino mattonella per mattonella. Si vergogni che ha detto che io sono il candidato di Roma, io sono il candidato di Avellino. Io sto qua e non mi muovo, non mi sono candidato io. Al tavolo mi ha candidato Generoso Picone, non il mio partito. Il mio partito è entrato in quel tavolo con 4 nomi, quindi il mio partito non sa chi candidare. Avrebbe avuto il dovere di indicare anche il nome della minoranza. Un partito democratico questo fa, chiede in una rosa di nomi anche il nome della minoranza. E non è più solo la minoranza Schlein, è la minoranza, non so se sia minoranza o maggioranza ancora, ma sono anche i monti di Rosetta D'Amelio, i monti dell'ex senatore De Luca, tantissimi militanti e militanti donne che premono, che chiedono, che sperano che io possa essere candidato. E quindi non so se la presunta maggioranza al tavolo è la vera maggioranza nell'opinione pubblica avellinese, perché questo deve interpretare un partito: la pubblica opinione, non i voti clientelari, che io non voglio, che non ho mai voluto in vita mia. Sia ben chiaro, la battaglia si fa sull'opinione, si fa sul futuro di Avellino, si fa sulle questioni. Questa è la politica. Quindi candidato di Avellino, di Roma, Roma è intervenuta solo per difendere il diritto di una minoranza a partecipare ad una discussione. Poi voglio sgomberare il campo da... Scusate, questa poi è un refrain, ogni volta che ci sono le elezioni, sullo sfondo esce il nome di Antonio Gengaro. Fu così quando... L'erede di Dilunno, io non sono degno di questa eredità. Ma è quello che fa paura, è quello che non piace, è quello stile, è quel modo, è quella dignità di essere al servizio delle istituzioni. Questo è il problema, non ce ne sono altri, lo vengano a dire al tavolo. E poi mi è consentito un'ultima citazione cinematografica e chiudo. Voi avete presente Billy Time, il capitano dell'Andrea Kyle, la splendida spada da, nave da spada, quando, perché noi stiamo per entrare in NATO. Sia ben chiaro, la pubblica opinione avellinese, che giustamente non è giustizialista, rispetto alle inchieste su Festa, ovviamente manifesta tutte le perplessità di chi dice: è una giustizia d'orologeria, viene prima delle elezioni. La stessa giustizia d'orologeria, su casi completamente diversi, cioè ci sarebbe all'alto calore.